Ciao. Allora, oggi per il video del giovedì ho chiesto ad Alessandro di farmi da cavia perché vorrei proporvi non è proprio una pratica in realtà, è una posizione, un modo che può aiutare le persone a rilassarsi, soprattutto se ci sono tensioni che si riflettono sul corpo. Tensioni fisiche, ma che sono indice, sintomo comunque di tensioni un pochino più profonde, legate magari alle ansie, visto il periodo non proprio leggero che stiamo passando da un po' di tempo. Per cui ho pensato di andare a pescare dal Restorative Yoga una posizione che potete fare anche a casa. Io adesso qui ho preso il materiale che abbiamo qui al centro. Però potete farlo tranquillamente anche a casa. Abbiamo dei bolster, sono cilindrici, ma potete utilizzare anche dei cuscinoni. La cosa importante è che non siano dei cuscini morbidi, sui quali si affonda completamente, devono essere dei cuscini che sostengano. Tipicamente, per esempio, i cuscini da divano, proprio quelli su cui ci sediamo, che di solito non ci fanno sprofondare completamente, ma ci permettono di sostenere il corpo. Quindi dei cuscinoni di questo tipo, ovviamente probabilmente non li avrete a forma cilindrica, vanno benissimo anche di altre forme, poi ve li sistemerete voi. Poi servono delle coperte, in realtà se avete a casa delle coperte un po' sostenute, quindi non di paille come quelle che ho qui io, ma delle coperte magari dei plaid di lana, un pochino più spesse, un pochino più pesanti, sono è la coperta ideale, magari un paio se le avete. Se avete quelle coperte leggermente pesanti, non avrete bisogno di questo che invece ho preso io, che è una specie di tappetino che avevo preso in India, un po' pesante. Quello che mi interessa di questo tappetino è proprio la sua pesantezza. Dopo vi faccio vedere per cosa lo usiamo. Poi mi sono procurata anche due pesetti, sono questi quelli morbidi, quindi non prendete i pesi, i manubri, perché quelli lì sono duri, sono freddi. Ho preso questi pesetti che sono quelle specie di cavigliere, di polsiere che si usano, però se avete anche, potete prendere anche dei sacchettini di stoffa dove potete mettere per esempio del riso. L'idea è ancora quella di creare dei cuscinetti un pochino pesanti, non devono essere troppo pesanti. E poi un asciugamanino, pezzo, un tovagliolo non troppo grosso. Ok. Allora, adesso sistemiamo innanzitutto i cuscini per sostenere la schiena, quindi chiederò ad Alessandro di sistemarsi in modo da appoggiare la base della schiena. No, 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 così, girati per il lungo, perfetto, così. Ok, tirati su da seduto e appoggiamo alla base della schiena in questo modo. Ok. In questo modo lui può scendere. La posizione non è comodissima perché si sentirà andare indietro, per cui gli infileremo sotto, prova a salire un attimo, un mattoncino o due. Voi potete usare per esempio degli altri cuscini. Sei comodo, preferiresti essere un pochino più in alto? Quello sopra la testa. Ok, perfetto. Allora, con la testa possiamo intervenire con un altro cuscino, in questo caso il bolster, lo sistemiamo. Allora, lo scopo di questa posizione è rilassare completamente il corpo, per cui l'idea è quella di trovare la posizione comoda. Collo e testa le spalle sono rilassate, perfetto. Ora, probabilmente sotto la schiena ci sarà un pochino di spazio, perché la schiena è, insomma, alla sua lordosi naturale. Per cui creiamo una specie di salamino non troppo spesso da portare sotto la schiena. Prova a scendere. Come va? Meglio? Ok. E
cerchiamo anche di creare un appoggio morbido per i glutei. A casa, se avete la coperta grande, potete mettere sotto i cuscinoni, prima che la persona si sdrai, una coperta morbida, magari piegata in due, in modo da sentire proprio l'accoglienza della coperta. Qui noi possiamo prendere la coperta di pile, chiedere ad Ale di sollevare i glutei e infilare. Perfetto, prova a scendere. Va bene, lo vuoi in più alta? Si può piegare in due ancora. Perfetto, allora la pieghiamo e la sistemiamo. Prova a scendere. Wow. Perfetto. In questo, usando, insomma, lavorando in questo modo, è importante avere anche sempre il feedback della persona con cui state lavorando, perché lui o lei è in grado di dirvi se è comodo, se ha qualche scomodità. Per cui cercate di interagire. Allora, adesso apparentemente le braccia sono appoggiate a terra e rilassate. Però noi vogliamo fare un po' di più. Quindi, vedete che qui le spalle di Alessandro sono in sospeso, le braccia sono in sospeso, per cui cercheremo di creare un appoggio che permetta ai muscoli di lasciarsi andare completamente. Quindi appoggiamo, chiediamo ad Ale di abbassare il braccio, forse ci sta ancora un po' un altro. L'idea è quella proprio di creare, prova ad appoggiarti, ok, è quella di riempire tutto lo spazio che c'è tra il corpo e la terra, ok? Quindi lo facciamo da una parte e lo facciamo dall'altra, in modo che tutte e due le braccia siano completamente appoggiate e abbandonate. Perfetto, prova ad appoggiarti, ok. Poi gli chiediamo di girare i palmi verso l'alto per dare il colpo finale e gli appoggiamo sui palmi i pesetti. Sembra una stupidata, però in genere sentire un po' di peso è come sentire un piccolo massaggio, una piccola pressione che aiuta a rilassare i muscoli. E poi ci occupiamo delle gambe. Prendiamo un altro cuscinone e lo infiliamo sotto le ginocchia, in modo che possa fare da sostegno. Io ne metterei un altro. Tenete presente che questi bolster sono da yin yoga, perché sono un pochino più, un po' vuoti. Se avete i cuscinoni da quelli un po' sostenuti da divano, sono perfetti. E qui chiediamo ad Ale di provare ad allontanare un pochino le ginocchia e ad aprirle. Sei scomodo? Sei troppo in alto? Sei... No, ok, perfetto. Sta benissimo. Allora, a questo punto, se avete la coperta a casa ancora meglio, la prendiamo e la pigliamo in modo da appoggiarla in modo che faccia sentire un pochino il proprio peso. Dovrebbe rilassare ulteriormente. E poi prendiamo il nostro asciugamanino e facciamo un piccolo rotolino e lo appoggiamo sugli occhi. Ora io non ce l'ho a disposizione, però se avete quei cuscinetti potete farveli anche voi. Prendete una pezzuola di stoffa, la chiudete a rettangolo e la riempite con del riso, magari mettendo dentro anche un po' di lavanda, se vi piace il profumo della lavanda, la chiudete e la appoggiate sugli occhi e vi dà una sensazione fantastica. Ok, come va Ale? Benissimo. Ok, facciamo un ultimo tocco, arrivo subitissimo, mi procuro un'ultima coperta. A casa potete farlo con un asciugamano morbido. Se avete l'asciugatrice, gli asciugamani sono morbidissimi, comunque un bel
l'asciugamano un po' spesso, ma morbido, e gli creiamo una sorta di striscia e gli creiamo quello che viene chiamato nel restaurativo il cocoon, una specie di... No, si chiama pod questo, una specie di... come se fosse un baccello che permette anche di chiudere leggermente le orecchie, e questo ci permette proprio di fare pratyahara, cioè il ritiro dei sensi, e avendo il corpo completamente rilassato e abbandonato ci permette di rilassarci completamente. In teoria nessun muscolo dovrebbe essere al lavoro in questo momento, in tensione, e quindi il corpo è completamente a riposo, silenzioso, e in questo modo non interviene, non disturba la mente, non continua a richiamare l'attenzione. Per cui possiamo lavorare più in profondità sul resto, quindi sul liberare la mente dai pensieri. Magari proviamo a portare la nostra attenzione al respiro, lasciando che un po' alla volta il respiro si allunghi, le inspirazioni diventino sempre più profonde e le espirazioni sempre più lunghe, senza forzare, in modo che piano piano tutto il nostro essere, quindi il corpo ma anche la mente e lo spirito, un po' alla volta si lasciano andare. E consiglio di tenere una posizione di questo tipo per diversi minuti, anche un quarto d'ora, 20 minuti. Il restorative yoga lavora proprio sul tempo, sul prolungare, dilatare il tempo, in modo da potersi dedicare un pochino a se stessi. Io lo lascerei riposare, torno domani a prenderlo, oppure giovedì prossimo, non lo so, vediamo. Ci vediamo alla prossima, ciao!